Sono 500 i romanzi letti e discussi in 22 anni di attività al Salotto Letterario di Sesto Fiorentino, Salotto Conti. Un appuntamento fisso il giovedì, a settimane alterne, decine di scrittori di fama nazionale ospitati e generazioni di lettori a confronto hanno reso di fatto questo salotto letterario un punto di riferimento culturale in Toscana e non solo. Devo dire che per esserci riciclati in un settore dove non eravamo particolarmente competenti, io sono uno storico, gli altri amici che mi hanno dato mano, Paolo Pannini e Claudio Berti, erano due filosofi, diciamo che abbiamo fatto dei miracoli, perché siamo diventati dei piccoli esperti di letteratura a livello non solo regionale ma direi anche nazionale, perché abbiamo portato qui i maggiori scrittori italiani, abbiamo creato dibattito e abbiamo soprattutto dato l'esempio a tanti salotti letterari che si sono venuti formando in Italia, credo anche un po' per il nostro esempio. Gianni Conti, patron del salotto che da sempre si tiene nella sua abitazione in via Battisti a Sesto Fiorentino, oltre che scrittore è insegnante di lettere. Come valuta il valore pedagogico del salotto letterario? Direi indispensabile, perché è come passare dall'astrazione alla concretezza. Cioè, portando i miei stessi allievi o quelli che si sono diplomati con me a parlare di libri all'interno del salotto, li ho potuti far cimentare sul loro bagaglio letterario, culturale e direi linguistico. Diciamo che hanno messo in pratica gli insegnamenti ricevuti. Ecco, e poi soprattutto di fronte a un pubblico maturo, gente con la barba, donne più adulte, sono riusciti piano piano a togliere la timidezza. Ha avuto un po' la stessa funzione che può avere un corso di teatro. Il Salotto Conti ha dato vita nel tempo alla rivista Interpretazioni e al Premio Letterario Nazionale Arte di Parole. Quali sono gli obiettivi futuri di questa istituzione culturale? Per l'anno prossimo è in previsione un cambiamento radicale anche del Premio Arte di Parole. Cioè entrerà in un involucro dove il tema sarà un tema che porterà più clamore nazionale e probabilmente anche più come consapevolezza, no, delle nostre capacità. Abbiamo intenzione di promuovere il Festival del Racconto. Lo promuoveremo senz'altro in due giornate con incontri, porteremo scrittori di racconti nazionali e anche internazionali.